24. Le ultime notizie. Il Domodossola è pronto per ospitare un'altra grande mostra? Sì, con grande emozione. Il 22 giugno verrà inaugurata la mostra sul futurismo. È un momento di grande emozione, anzi commozione, perché realizzo anche un piccolo grande sogno, una mostra ad altissimo profilo che rinnova il ruolo di Domodossola nel mercato dell'arte e nel mondo delle mostre che in quest'estate si potranno vedere in giro per l'Italia. Grandi collaborazioni, chiaramente l'associazione e la Fondazione Ruminelli che nuovamente ci supportano con il loro sostegno, con le loro idee e ci danno quindi la forza per continuare a crescere, perché l'altro obiettivo era quello, dopo le grandi mostre dell'anno scorso, De Chirico e il bacio di Rodin, continuare a crescere. Questo è un ulteriore step, il futurismo, quindi questo grande movimento del Novecento, il 1909, quindi sono 110 anni, che guarda caso si lega in maniera molto stretta e forte con Domodossola. 1906 il traforo del Sempione, la stazione internazionale, 1910 la trasvolata di Chavez, che pone a livello internazionale la notorietà di Domodossola. Ecco, abbiamo voluto costruire un percorso particolare, diverso, che potrà sicuramente incuriosire turisti e visitatori che vedranno delle grandissime mie opere in collaborazione col MART di Rovereto e la Galleria d'Arte Moderna di Roma e delle chicche dei nostri musei. Sono convinto che è un'offerta culturale di altissimo livello, è un anno che ci stavamo lavorando e le risposte saranno sicuramente positive. Allora, di Boccioni avremo delle opere molto belle, molto importanti. Posso già anticipare che a Domodossola arriverà di Boccioni un'opera inedita, un'opera che non è mai stata appunto vista prima di adesso. Si conosceva un dipinto che era quello del Cavalier Tramello che Boccioni aveva realizzato non si conoscevano disegni preparatori. In realtà di recente è venuto fuori un bellissimo disegno dove Boccioni studia le posizioni del cavaliere, per cui si capisce che guarda il suo protagonista, il suo modello dal vivo, e noi ce lo avremo qui, per cui lo potremo appunto vedere. Lo potremo vedere messo in dialogo con un altro ritratto molto bello e molto significativo, che è il ritratto del cavalier dell'avvocato Carlo Manna, che è un'opera che arriva dalla Fondazione Cari Verona. È un'opera particolarissima che io ho voluto a tutti i costi presentare qui a Domodossola, perché Domodossola è la valle dei pittori, è la valle dove Segantini, ma soprattutto Fornara, hanno avuto un momento preziosissimo e d'oro appunto fra queste montagne, e tant'è vero che vengono denominati proprio i giganti, no, della montagna, quindi la Valle di Gezzo. E quindi c'è qui che cosa? La sperimentazione del divisionismo italiano, e effettivamente quell'opera è una bandiera di questa tecnica, di questa cultura, di questo linguaggio.